Una domanda, arrivo tra poco al MES, ma le pongo invece la questione di fondo che ha posto il direttore Sallusti. L'agenda dei compiti da fare è molto gravosa, arrivano tanti soldi, c'è tanto potere da gestire a fronte però di una maggioranza fragile che finora si è retta soprattutto sui rinvii. Sarete all'altezza di gestire questa partita? Tanto grazie, no, scuotevo la testa perché non riuscivo ad ascoltare. Quindi condivide la posizione di Nicola Morra che dice il MES non va utilizzato? No, se non l'ho ascoltata non la posso né condividere, okay. Non riuscivo a sentirlo. Dunque, venendo alla questione, intanto io convengo con molte delle considerazioni che ha fatto il dottor De Bortoli. Non era un risultato scontato e richiamo tre elementi fondamentali. La dimensione dello sforzo finanziario. Siamo a 1.000 miliardi del bilancio comune e a 750 miliardi del recovery fund, una dimensione che l'Europa non ha mai mobilitato prima di oggi. Per la prima volta c'è l'assunzione di un debito comune, no? Quindi per la prima volta l'Europa decide di mettere praticare una politica finanziaria con un indebitamento comune di cui c'è una responsabilità comune. Terzo, si fanno gli eurobond. Sono 40 anni che se ne discute. Forse questo è sfuggito, perché tutta questa massa finanziaria come viene finanziata? Viene finanziata attingendo al mercato dei capitali attraverso l'emissione di eurobond garantiti dal bilancio dell'Unione Europea. Un dibattito che era cominciato con la proposta di Delors più di 40 anni fa di fare gli eurobond, certo, e che ancora Fassino, fino a qualche mese... L'Europa avrà fatto la sua parte. Io le domandavo se anche questa maggioranza sarà in grado di fare la sua. Ci arrivo. Intanto partiamo da questo dato. Il giudizio va dato intorno a questi capisaldi ed è per questo che c'è un giudizio positivo. Poi, essendo un accordo negoziato tra 27 paesi, è chiaro che ha anche dei punti di compromesso, ma questo è del tutto evidente quando si può determinare una sintesi. È una grande occasione per chi, per tutti, e per l'Italia che riceve 209 miliardi, quasi, una grande occasione che deve essere in grado di onorare. Quindi bisogna adesso mettere in campo una politica coraggiosa, ambiziosa, determinata di riforme. Allora, rispetto alle 5 W, quella che per noi è decisiva è che cosa? Ok, e allora che cosa bisogna fare? A proposito di questi che cosa, MES, ancora due giorni fa Zingaretti a trattativa ancora aperta diceva fosse per me lo prenderei, a trattativa chiusa Enrico Letta dice il MES è fondamentale, sa bene come la pensano i suoi alleati, e Conte che dice avendo aumentato la quota di prestiti del recovery fund il MES non serve più. È un dossier che a questo punto è uscito dal tavolo del governo e della maggioranza? Ma non lo so, non dipende dal governo e se ne discuterà. Io sono un uomo pragmatico, non mi innamoro e non mi appassiono ai dibattiti teologici sul MES come si è fatto in questi mesi. Il MES che cos'è? È un fondo che mette a disposizione degli stati delle risorse per l'Italia circa 37 miliardi allo 0,1% di interesse, cioè praticamente senza interesse, a lunga restituzione e senza nessuna condizionalità, se non quello di investirli in spesa sanitaria. Faccio notare, cosa che mai nessuno cita, che 37 miliardi per la sanità sono un terzo, uno stanziamento pari a un terzo di quello che oggi in Italia si spende per la sanità. Ogni anno la sanità italiana cuba 115 miliardi, prenderne 37 a tasso zero, senza condizioni, significa avere una massa critica molto più grande da investire nel sistema sanitario, stante tutti i problemi che si sono appalesati anche durante l'emergenza sanitaria. Quindi non capisco perché si debba dire di no. Dopodiché io non sono membro del governo, il governo deciderà, se verrà posto in Parlamento la questione, lì, come ho già fatto in un precedente dibattito, dirò la mia.